Barbara, partiamo subito, come sempre, con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Al rientro, però, al tuo posto ci sarà un gradito ospite e stiamo parlando del sindaco di Fano Adriano. Nel 1940 nasceva Gigi Proietti. Cresciuto in periferia a Roma, negli anni del boom economico, si iscrive al corso di recitazione quasi per gioco, ama la musica, pensa all'America e a 3 esami di giurisprudenza lascia l'università. Non avrebbe mai potuto immaginare che quel primo giorno al Centro Universitario Teatrale gli avrebbe cambiato la vita. Allievo di personaggi di spicco come Arnoldo Foà, Giulietta Masina e Giancarlo Sbraglia. Gigi Proietti ci racconta così le sue giornate. Allora, la mattina frequentava le lezioni, il pomeriggio provava all'Ateneo, la sera cantava nei locali notturni, gli esami non finivano mai. Nel momento che abbandona definitivamente la facoltà di giurisprudenza, inizia a frequentare il corso di mimica al Centro Universitario Teatrale tenuto da Giancarlo Cobelli, il quale nota subito le sue qualità di musicista e la scrittura per uno spettacolo d'avanguardia da lui scritto, Cancan degli Italiani, e dove mette in musica un aforisma di Ennio Flaiano, o Come bello sentirsi. Appassionato di musica, fin da piccolo lui studia e suona la chitarra, il contrabbasso, la fisarmonica e il pianoforte e nei momenti liberi suona per le festività studentesche e anche nei nightclub più celebri della capitale. Come cantante faceva parte di un gruppo, Trio Melody, e che all'interno c'era anche il grande Peppino Di Capri. Il primo inaspettato successo arriva nel 1970, quando viene improvvisamente chiamato a sostituire Domenico Modugno. Ufficialmente a causa di un incidente, ma ufficiosamente sembra a causa di dissapori con l'autore e co-protagonista della commedia Renato Rascel. Nella parte di Ademar, nella commedia musicale di Garinei e Giovannini, Alleluia, brava gente, commedia musicale in 2 atti. La consacrazione cinematografica arriva nel 76 con il ruolo dello sfortunato indossatore Bruno Fioretti, detto Mandrake, che inventa qualsiasi stratagemma per poter giocare ai cavalli in società con alcuni suoi amici perdendo regolarmente, nella commedia di Steno, Febbre da cavallo. Mentre nel 1996 arriva il successo della serie televisiva Il Maresciallo Rocca. Pensate anche che la voce di Sylvester Stallone, Rocky, il primo Rocky, passato alla storia per il famosissimo Adriana, non era di Ferruccio Amendola, storico doppiatore, ma bensì di Gigi Proietti. Molto riservato sulla sua vita privata, nel 1962 conobbe un ex guida turistica svedese, Sagitta Alter, che fu la sua compagna per tutta la vita. I due convissero dal 1967 fino alla morte di lui, senza mai sposarsi. Proietti scherzava al riguardo, descrivendo se stesso e la compagna come antichi concubini, ed ebbero 2 figlie, Susanna e Carlotta, anch'esse attrici. L'attore romano era un appassionato per le camicie bianche e le indossava rigorosamente con i pantaloni neri. Era un grandissimo tifoso della Roma, pensate, lui non perdeva una partita e se non riusciva a spostare le prove teatrali, lui si faceva installare una TV in scena. Naturalmente il rapporto con Totti era un rapporto di veramente grande, grande amore. Lui diceva sempre, non nascerà un altro Totti. Morì all'alba del 2 novembre del 2020, giorno del suo 80° compleanno, a seguito di un arresto cardiaco nella clinica romana Villa Margherita.
Lui è stato veramente un grande attore, ha fatto ridere a crepapelle generazioni e continuerà sempre su questa strada perché è stato veramente un grande comico. E con questo io vi saluto e anche per oggi è terminato l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Ciao!